Quindi fondamentalmente lo sviluppo della deep brain stimulation è derivato da scoperte abbastanza casuali sull'effetto di una sostanza, l'MPTP, che provocava sintomatologie di tipo parkinsoniano e che è stata utilizzata per produrre un modello di primate non umano del morbo di Parkinson, attraverso e grazie al quale si è arrivati a capire che una particolare struttura nella profondità del cervello, che si chiama nucleo subtalamico, poteva essere stimolata per produrre un miglioramento di una vasta gamma di sintomi tipici del morbo di Parkinson che possono, portare i pazienti a condizioni di vita assolutamente invalidanti. Quindi in sostanza come funziona la deep brain stimulation? Attraverso un elettrodo che viene impiantato chirurgicamente in questo nucleo e collegato tramite un cavo che passa subcutaneo fino ad uno stimolatore impiantato a livello della spalla, come una sorta di pacemaker cardiaco, questo funziona come un pacemaker cerebrale che regolarizza l'attività del cervello e permette una normalizzazione delle condizioni di vita.